Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, io sono Stefano aka The Mad Dog. Allora, nella giornata di ieri 11 novembre è uscito il nuovo aggiornamento per il simulatore, ossia il Sim Update 11, la versione attualmente 1.29.28.0, più comunemente chiamato l'aggiornamento del 40° anniversario. Infatti chi come me purtroppo naviga verso i 40 sicuramente si ricorderà che ormai il simulatore esiste da tantissimi anni e effettivamente su questo aggiornamento hanno forzato un pochino la mano sull'operazione nostalgia, perché hanno ributtato dentro tantissime cose appartenute alle vecchie versioni del simulatore di volo. Allora, nel sito, come al solito, nel forum ufficiale di Flight Simulator, andiamo a vedere un pochino quali sono le novità introdotte da questo aggiornamento. Sicuramente le più importanti sono l'integrazione degli elicotteri all'interno di Flight Simulator e anche l'integrazione degli alianti che adesso sono utilizzabili nel simulatore. Gli elicotteri, se vi ricordate anche nei precedenti aggiornamenti, era una delle richieste più volute dalla community, perché effettivamente mancava un pochino la parte elicotteri. Poi avete visto che è uscito comunque è uscita la mod su Flight Sim per un elicottero particolare. Comunque qualcosa si era già mosso nella community, ora c'è anche il supporto ufficiale. Inoltre sono stati aggiunti molti aerei, come dicevo, inerenti anche alle presenti versioni di Flight Simulator, e per quanto concerne invece la parte aeroporti hanno tirato fuori qualche chicca anche lì per riprendere in mano un pochino quello che effettivamente è stato il passato glorioso di Flight Simulator. Allora, nel dettaglio qui c'è tutta la lista degli aeromobili che sono stati introdotti, quindi l'aereo dei fratelli Wright, il DC-3, qui c'è i due elicotteri, i due alianti, un 310. Gli aeroporti, come vedete, questi qui sono ovviamente Kitty Hawk, è quello relativo ai primissimi tutorial, le lezioni di volo che facevamo anche sui vecchi simulatori. Mixfield, ormai vecchissimo, ce lo ricordiamo sicuramente per le primissime versioni che si partiva sempre da lì. A vederlo oggi effettivamente sembra passato un secolo. E poi molte attività che richiamano appunto quello che sono state le attività fatte in precedenza sugli altri simulatori. Come al solito, l'aggiornamento in questione prevede l'aggiornamento del launcher, quindi dallo store Microsoft va scaricato l'aggiornamento, che è un giga solito, più l'aggiornamento del simulatore vero e proprio, che sono 21 giga, quindi è un aggiornamento molto corposo. Ovviamente con tutte queste aggiunte probabilmente, forse per al momento, è il più grande che abbia rilasciato Microsoft, quindi sicuramente comunque le novità sono molteplici. Probabilmente, questo è un mio parere personale, è anche il più bello, perché effettivamente hanno messo dentro tante cose carine che vanno ad arricchire l'esperienza anche per chi utilizza il simulatore così semplicemente per puro divertimento. Inoltre hanno introdotto delle features nuove, tra cui un nuovo sistema del traffico live per quanto concerne il traffico AI, una nuova gestione della deframmentazione della memoria video, quindi della VRAM, implementata per le DirectX 12. C'è aggiunto anche il supporto per le DLSS3, per le schede video serie 4000 e la DLSS2, l'Atmospheric Simulation, un CFD Airflow Display, new mapping per il Back to Fly Features. Hanno praticamente introdotto delle cose particolari, anche carine, che sicuramente possono poi agevolare l'utilizzo del simulatore. Io personalmente, ora come ora, sto utilizzando, dopo l'aggiornamento, le DirectX 12 per vedere se c'è qualche miglioria sul settore grafico, ma poi per quanto riguarda i settaggi grafici sto preparando un video dedicato, perché vorrei fare un discorso un po' più ampio, anche per parlare un pochino della 3080 e fare un po' di diciamo di mente locale anche con voi. I soliti bug fix relativi appunto ai crash sul desktop, ad alcune problematiche relative appunto alle DirectX 12 e tante altre cose.
Io apro parentesi, questi giorni non riesco a capire perché il simulatore continua a rimanere ogni tanto frizzato sul checking for updates. Ogni tanto rimane fermo lì e non si riesce ad andare avanti, bisogna restartare il computer o bisogna farlo partire come amministratore, non so. Probabilmente c'hanno qualche problema sui server, quindi comunque è un problema che spero risolvano presto. E poi ovviamente va bene tutte le altre features che poi comunque vi lascio in descrizione, perché comunque sono come al solito tantissime le novità e le cose da leggere. Particolare interesse mi ha dato questo discorso del meteo, perché effettivamente stanno lavorando molto sulla parte meteo. Io spero che ci continuino a lavorare, perché effettivamente il motore meteo secondo me è quello dove sono un po' più lagunoso, ma non tanto per quanto concerne la generazione del meteo, ma sulle nuvole che ancora si vedono quei pixelini un po' fastidiosi, sul fatto che qualcuno probabilmente l'avrà notato, ci sono dei momenti in cui se si sposta la telecamera rapidamente e si è in mezzo alle nuvole rimane una sorta di scia di ghosting intorno al movimento, quindi che è parecchio brutto da vedere. Sicuramente non so se è dovuto a qualche artefatto appunto e a qualche glitch che è stato introdotto con qualche aggiornamento, speriamo adesso che l'abbiano risolto. E poi anche questa cosa qui, che effettivamente era un po' bruttarella, il fatto che il disco del sole non è visibile vicino al delle, cioè attraverso delle nuvole, perché effettivamente spesso si vedeva sta palla gialla dentro le nuvole, anche quando c'erano magari nuvole importanti, e di solito non è così. Ripeto, io personalmente sono interessato alla parte meteo, ma perché penso che sia quello che rende il simulatore molto molto più bello, molto più anche coinvolgente, molto più immersivo rispetto alle precedenti versioni. Quindi se si riuscissero a focalizzare tanto sul meteo, sicuramente avremmo comunque un prodotto sempre più bello da vedere e anche da utilizzare. In ultimo, ragazzi, io per quanto riguarda questo aggiornamento, ripeto, ho fatto dei piccoli test, ho giusto visto che partiva, mi sono divertito un pochino a gironzolare per Mixfield, mi sono divertito appunto a provare un pochino il glider, gli elicotteri, quindi non ho fatto ancora test particolari. Magari appunto nei commenti, se qualcuno ha già fatto prove di voli e compagnia, potrà sicuramente dare qualche opinione. Io credo che stiano comunque lavorando come al solito nella giusta direzione. Poi per carità, ogni volta c'è un piccolo problema che potrebbe assillare il simulatore, perché gli aggiornamenti grossi ovviamente comportano anche problemi che i beta tester magari non hanno trovato. Come prestazioni mi sembra che siamo sempre lì, cioè comunque sia lavorano anche sul discorso prestazioni in maniera secondo me corretta, quindi bene così, speriamo che continuino a lavorare in questa direzione. Vi segnalo, così giusto perché stiamo parlando un pochino anche del discorso delle novità, che per quanto riguarda il traffico AI, c'è la Just Flight che sta presentando un prodotto di cui io non conoscevo neanche l'esistenza. L'ho scoperto per caso guardando dei video su YouTube relativi appunto a questo aggiornamento del simulatore, che si chiama appunto proprio FS Traffic, con tanta fantasia. Come vedete, questo prodotto qui, ripeto, di cui io non sapevo assolutamente dell'esistenza, è stato aggiornato con un articolo l'8 novembre e sembra addirittura essere nella stage finale di sviluppo per il simulatore. Porta sicuramente tante tante novità, perché tralasciando appunto i modelli, le livree e compagnia cantante, ci saranno i piani di volo del 2022, quindi aggiornatissimi, ci sarà un installer molto semplice, ci sarà addirittura un flight plan manager che ci permette di vedere e di controllare il traffico dentro i nostri aeroporti, quindi una sorta di traffic board, tanto per capirsi, questo che effettivamente è secondo me importante per la gestione del traffico. C'è la possibilità anche di modificare come al solito gli slider per avere più o meno traffico, degli effetti relativi alle contrails, al touchdown eccetera, dei suoni realistici dalla Tarbin Sound Studio,
e ovviamente anche gli aggiornamenti e tutte le migliorie che potrebbero essere poi inserite nel corso del tempo. Qui, come al solito, loro dicono anche minimum performance hit even at the busiest airport, quindi FPS friendly, e c'è il tool appunto che permette di aggiustare il level of detail per capire, per andare a tunare un pochino gli FPS. Io su questo ho sempre qualche dubbio, perché anche FS Live Traffic Liveries doveva essere a impatto friendly, ma purtroppo, come abbiamo visto, va a cubare comunque 10-12 frame, che non sono per niente pochi, specialmente per chi comunque vuole utilizzare il simulatore almeno a 30 e passa FPS. Per me, finché tengono questa tipologia di texture, cioè 4x4000x4000, quindi una sorta di 4K strecciato, secondo me gli FPS friendly non ci saranno mai. Però comunque sarei curioso di provarlo. Io sinceramente con i traffici AI sono sempre tentato di prenderli per provarli, perché prima o poi si arriverà ad avere un traffico AI completo, funzionante, con tutte le informazioni giuste e corrette all'interno del simulatore. Come avete visto, comunque Live Traffic Liveries ha anche lui qualche problema. Ripeto, poi c'è tutto un mondo dietro, perché comunque sia c'è anche il discorso di come il simulatore stesso gestisce il traffico AI, quindi anche qui ci sarà c'è da parlare parecchio, perché ovviamente gli sviluppatori di terze parti cercano di integrarsi su quello che il simulatore offre, ma se il simulatore poi viene aggiornato e viene sistemato qualcosa, allora loro devono lavorare per ottimizzare anche la parte loro. Insomma, il traffico AI purtroppo è una chimera, ci portiamo avanti questo problema ormai da tantissimo tempo. Per chi è iscritto al canale da sempre si ricorderà sicuramente Traffic Global, si ricorderà Ultimate Traffic della Flight One, tutti i prodotti sulla carta eccellenti, che però poi si scontravano sull'utilizzo e sulla gestione del traffico aereo all'interno di Prepare 3D o di FSX, che comunque sia ha sempre avuto delle limitazioni pesanti sulla gestione corretta del traffico. Una su tutte, appunto, la scelta della pista in base al meteo e compagnia. Quindi questo ovviamente sarà un prodotto a pagamento, quindi se mai uscirà e quando uscirà sarò curioso comunque di provarlo, poi magari farò il solito video sul canale. Quindi questo era un piccolo incipit che volevo portarvi, perché comunque sia credo che sia interessante questo prodotto. Poi la Just Flight è quella che ha fatto Traffic Global, tra parentesi, la Just Flight, quindi sicuramente qualcosa di buono dovrebbe riuscire a tirar fuori. Sono abbastanza curioso, speriamo che esca appunto magari prima della fine dell'anno, così lo vediamo sicuramente insieme. Quindi ragazzi, io mi fermo qui, vi ringrazio come al solito per l'attenzione, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo aggiornamento, se vi siete fatti anche voi un tour nostalgico sui vari posti appunto dei vecchi simulatori che abbiamo utilizzato negli anni, e noi ci sentiamo prossimamente con un altro video. Passate una buona giornata e statemi bene. Ciao a tutti!